Andiamo a salutare Filippo Giannini di Torre in Trasmissione dopo qualche settimana. Ciao Filippo. Ciao Pietro, ciao anche Riccardo, buongiorno a tutti. Beh, svelaci a questo punto la strategia che metti in campo. Sì, allora, la strategia odierna si concentra su un asset particolarmente in voga in quest'ultimo periodo, ahimè, anche a causa di quelle che sono le tensioni geopolitiche attuali, ed è il crude oil. Crude oil che sembrava aver, diciamo, ecco, raggiunto comunque sia la fase finale dell'uptrend verso la fine del mese scorso, poi però chiaramente le tensioni in Medio Oriente hanno fatto nuovamente schizzare le quotazioni, quindi siamo tornati a vedere un crude oil vicino ai 90 dollari al barile. Detto questo, c'è stato un importante rally nel corso degli ultimi 2 giorni. Dopodomani scade il contratto di novembre e quindi ritengo che però da qui a domani ci potrebbe essere una nuova, magari ultima fiammata del crude oil. Questo chiaramente perlomeno per ragioni tecniche, poi un pochino più in là con il tempo, insomma, tanto dipenderà da quello che sarà l'esito del conflitto. Detto questo, se ci dovesse essere oggi un pullback in area 87 e 60, la strategia è una strategia intraday proprio per le ragioni menzionate, a quel punto entreremo a mercato long, quindi con un'operazione in buy limit. Il target è a quota 89,2, dove comunque c'è un buon livello di resistenza, mentre invece lo stop è a quota 86,6 dollari al barile. Io vorrei chiederti, Filippo, una domanda che peraltro è girata anche da Lorenzo. Ieri le vendite al dettaglio sono risultate superiori alle attese degli analisti, di conseguenza il dollaro si è rafforzato, gli indici sono scesi, poi risaliti. A me ha fatto specie perché la prima reazione era probabilmente quella più corretta per l'attuale contesto, nel senso vendite particolarmente forti, particolarmente superiori al consensus anche in termini di revisione precedente, che vuol dire maggiori probabilità di rialzo dei tassi della Fed e di tassi più alti, più a lungo, ce l'hanno già detto, non stiamo qua a ripeterlo, però mi ha impressionato la giravolta fatta, cioè il Nasdaq Future, se non sbaglio, è arrivato a perdere l'1% subito dopo la diffusione dei dati. Poi è proprio girato all'improvviso. È la conferma che siamo in quella finestra temporale, l'ultimo trimestre dell'anno, che è assolutamente pro favorevole ai mercati azionari o cosa? Che chiave di lettura gli hai dato tu? Ma allora, verissimo quello che hai detto tu, nel senso che questo dato che di fatto di per sé non doveva neanche essere troppo importante, perché comunque parliamo di un dato passato che era quello di settembre, e quindi diciamo, ecco, non sappiamo che in borsa poi quello che si riflettono no sono le aspettative future, quindi anche dati che danno un'idea di prospettiva futura piuttosto che quella di un dato passato, però la realtà è stata quella di un dato veramente superiore alle attese, e lì il mercato è stato venduto proprio perché c'è questa idea che la Fed possa continuare con questa stretta monetaria, anche se insomma, ecco, di per sé potrebbe sembrare assurdo che dati molto buoni per l'economia, con gli americani che continuano a spendere in maniera importante, possano essere letti negativamente dalla borsa, però tant'è, e la ragione l'abbiamo spiegato, ovvero questa prospettiva di ulteriore inasprimento dei tassi, che poi chiaramente è legata anche alle prospettive di inflazione.
Detto questo, ieri abbiamo visto comunque un mercato a due facce, perché quello che stiamo vedendo è un Nasdaq, quindi un listino dei tecnologici che sta facendo veramente fatica, mentre invece dall'altro canto, ad esempio, il Russell ieri, che era stato insomma fin qui piuttosto debole, ha fatto storia a sé. Mettendo a segno un rialzo importante, e questo perché il settore che sta meglio in questo momento è il comparto bancario. E l'abbiamo visto in Europa con un DAX debole, con un Euro Stoxx Banks che invece non fa rialzi, ma almeno si mantiene in un range laterale, e il nostro FTSE MIB, che lo sappiamo, insomma, è un listino declinato fortemente sul lato bancario, è un listino che comunque tiene botta. Quindi, prospettiva di rialzo dell'azionario del secondo trimestre, allora, in teoria sì, però diciamo ecco che io personalmente in questa settimana mi aspettavo, in particolar modo nella giornata di ieri, mi aspettavo diciamo un rally maggiormente significativo. Quello che sto vedendo su S&P 500 e su Nasdaq è una dinamica che onestamente non mi piace molto, nel senso che comunque sia stiamo vedendo un mercato che non riesce a sfondare i livelli di resistenza, perlomeno quelli più importanti che monitoro io nel breve. Per esempio su S&P 500 c'è quest'area 4425-4428 che il mercato sta cercando ripetutamente di attaccare, ma poi ogni qualvolta vi si affaccia, i venditori tornano prontamente in campo, e dall'altro canto anche i tentativi di discesa per ora vengono puntualmente ricomprati, come hai detto giustamente tu sul Nasdaq. Ripeto, non è per me ancora a rischio il rally di Natale, però ci sono delle piccole avvisaglie che non mi piacciono molto, e quindi poi. Diciamo, ecco, perlomeno in questa settimana ritengo che non so quanta strada effettivamente l'azionario riuscirà a fare. Poi magari da settimana prossima vedremo. Prima di salutarti, Gold, come lo vedi? Ci fa sorridere o no? Beh, allora, il gold, anche qui vado un secondo a prendermi il grafico, ma comunque chiaramente eccolo qua, un mercato che ha rialzato la testa nel corso delle ultime sessioni. Secondo me, insomma, eravamo arrivati anche su livelli, come dire, troppo, magari ecco, troppo bassi per questo asset. E anche qui questa, diciamo, ecco, questa idea che l'inflazione possa comunque sia mantenersi alta a lungo. Sappiamo che comunque sia il gold è uno strumento di protezione contro l'inflazione, e quindi secondo me questa è, diciamo, ecco, il driver che ha contribuito a riportare le quotazioni intorno a quota 1900-1950. Detto questo, secondo me attenzione, perché questa è un'area che il mercato aveva lavorato a lungo, e quindi già a partire da giugno scorso il mercato aveva ballato, insomma, su questi livelli, e diciamo, ecco, prima poi di romperlo al ribasso questo livello verso, diciamo, la fine di settembre, e sperimentare poi il downtrend fino a insomma ai minimi poi che abbiamo visto a inizio ottobre. Quindi attenzione, perché secondo me in questo contesto, sui livelli attuali, il mercato dovrebbe fare un pochino di difficoltà, e quindi magari, ecco, potremmo osservare un movimento laterale. Però è chiaro che da questo punto di vista, secondo me, se dovessimo riportarci sopra ai 1970, allora lì il mercato, secondo me, darebbe un segnale piuttosto chiaro, e a quel punto ci sono, secondo me, possibilità concrete di riagganciare quota 2000 dollari l'oncia.
Speriamo anche di no, che io devo ancora continuare ad acquistare con il mio pack su loro, preferisco quotazioni più basse. È una battuta, ovviamente. Filippo, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata intanto. Grazie a voi. Ciao.